Abbiamo fatto la commissione, si è recata presso il reparto di geriatria proprio perché sollecitata anche da alcuni familiari e soprattutto perché con il fatto che è venuta a conoscenza di questa intervista a livello nazionale. La situazione che abbiamo trovato è quella che in qualche maniera purtroppo ci immaginavamo e come ci dicevano. Un reparto che fondamentalmente ha una potenzialità di 52 posti aveva in quel momento circa una quindicina di pazienti in più, oltretutto collocati lungo le corsie. Il problema, diciamo, per quanto ciò loro ci hanno detto, riguarda un po' a livello organizzativo, che spero, ripeto, attraverso il prossimo consiglio possa essere in qualche maniera, possa trovare soluzione. È quella che attualmente quando un paziente arriva dal pronto soccorso, se supera il 75° anno d'età, viene direttamente, diciamo, rilegato in geriatria e quindi questa cosa porta soprattutto, dico e sottolineo, soprattutto nel periodo estivo, quindi una maggiore frequenza di delle persone anziane verso questo reparto. Noi abbiamo invitato il direttore generale della ASL, abbiamo invitato il primario del pronto soccorso, abbiamo invitato il primario della geriatria con la caposala della geriatria, che lì c'è anche un problema in ordine al personale, abbiamo invitato i responsabili dei punti di Scafa e Popoli e poi abbiamo avvisato anche tutte le organizzazioni sindacali presenti all'interno del nosocomio pescarese. Chi pensava che io mollassi l'osso ha proprio sbagliato. Chi mi conosce sa che non faccio solo ed esclusivamente conferenze stampa per prendermi qualche titolo in prima pagina di qualche quotidiano locale, in qualche televisione locale o nazionale. Io non mollo l'osso, non lo mollerò fino a quando non sarà risolto il problema. Quindi fatti ma non chiacchiere. Martedì ne vedremo delle belle.